Siamo a Sanremo. Felicissimi di ospitarli ancora una volta nel nostro salottino virtuale, sono le vibrazioni, benvenuti ragazzi! Ciao! Ciao. Buongiorno! Avevamo bisogno di un po' di quota rock, quindi grazie mille per essere con noi, grazie mille anche per averla portata ancora una volta sul palco dell'Ariston. Com'è andata ieri? Eravate tesi oppure ormai questo palco è per voi familiare? No, beh, l'attenzione c'è sempre, assolutamente, che magari non lo diamo a vedere, però dentro c'è, perché l'emozione di suonare, ma siamo anche ai nostri concerti, nonostante ne facciamo un sacco, cioè perlomeno prima di questi 2 anni ne abbiamo sempre fatti tantissimi di concerti, quindi è, ma l'emozione c'è, perché voglio dire, se uno che non si emoziona mentre suona, che cosa suona a fare? Cioè la musica è emozione, quindi è importante provarla, poi l'importante è incanalarla in energia. Perfetti, ci parlate di questo brano tantissimo, come è nato? Allora, il brano nasce sicuramente dopo una marea di brani scritti in questi 2 anni, perché insomma chi se lo sarebbe aspettato di poter fare una vacanza obbligata di 2 anni chiuso e segregato in casa, e quindi la fortuna di avere dalla parte l'arte, la creatività, in realtà è stata una manna dal cielo, perché almeno ci siamo potuti comunque impegnare nel creare, nello scrivere tante nuove canzoni, tra cui anche tantissimo, che è frutto anche di una collaborazione, quindi sono state scritte cose tante da me, tante dalla band, tante collaborazioni, perché in quel momento insomma era l'unico modo di sopravvivere in qualche modo, no? E quindi tra, diciamo, queste 50 rotte canzoni, poi abbiamo fatto una rosa di altre 12, poi un'altra rosa di 5, finché poi siamo arrivati a tantissimo che il brano dovevamo portare a Sanremo. Quindi avete fatto proprio una selezione per decidere, ok ragazzi, che cosa portiamo? C'era la volontà di tornare in gara o semplicemente quella di riuscire a esibirsi, visto che adesso è così difficile? Allora, il discorso è che noi non viviamo mai la gara in sé, perché comunque la vera gara qui è sopravvivere, vivere, soprattutto nell'ultimo periodo. Quindi è importante, però è un festival estremamente importante dove c'è una musica, è una trasmissione dove c'è musica live, quindi è importante insomma farsi vedere, sappiamo bene che è una vetrina, che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli, l'importante è far girare le cose, l'importante sono le radio, no? Quindi, e poi sono i concerti, che è la cosa più fondamentale. Quindi insomma non viviamo l'ansia della gara, questo no. Avete deciso di fare un omaggio a Stefano Dorazio, se ho ben capito sarà presente con voi sul palco tutte le sere del festival, cioè in tutte le esibizioni, smentitemi se sbaglio. Com'è nata questa idea? Allora, il discorso è che intanto Stefano si sarà con noi tutte le sere, certo, perché comunque rappresenta, cioè noi siamo qua a suonare anche con, perché rappresentiamo comunque una categoria che è quella delle band, quindi ovviamente rappresentiamo band passate, presenti e future, anche le giovanissime, cioè siamo no, a spada tratta, difendiamo questa categoria, a prescindere dal genere. E la scelta di Stefano è poi venuta da Alessandro, come vedete la batteria è sua, quindi insomma quasi Ale vuole anche raccontare. La batteria è nostra alla fine, dai. Dai, è tua. Allora adesso quando io, vuoi è tua e quando vuoi adesso è nostra. No, è quello del contrario, però comunque, no vabbè, sicuramente penso che sia importante anche omaggiare un quarto di una band storica italiana, la più longeva d'Italia, insomma la più importante, 50 anni di storia, noi soprattutto speriamo di avere 50 anni di carriera, ma quindi sembrava proprio importante omaggiarlo e farlo sulla batteria, penso che sia il simbolo giusto e perfetto, anche per la batteria è anche uguale a una di quelle che usava lui, quindi soprattutto sul palco di Sanremo, sì, dove il buono ci hanno dato comunque tante emozioni, c'è un palco che comunque racconta anche la storia dei Pooh. Assolutamente, poche però, la quota band sempre va rimpicciolendosi sempre di più, sono più gli artisti, quest'anno tantissimi duetti, come mai succede secondo voi questa cosa ragazzi? È difficile? È difficile andare d'accordo, stare insieme? No, non lo so. Prima di tutto c'è anche da dire che evidentemente alle case discografiche non è facile gestire 4 persone e quindi piano piano stanno un po' segando, no, poi c'è anche tutto il discorso tecnologico che ha aiutato sicuramente le persone a lavorare da sole a casa,
cosa che poi la pandemia ha amplificato, diciamo, questa cosa. Quindi speriamo che... Può essere un insieme di motivazioni, ma poi sai, non è che sta a noi adesso capire cosa accade o no, nel senso che noi comunque siamo qua... Cioè, questo sarebbe da chiedere ai cantanti solisti, perché non fanno le band. In effetti hai ragione, era che mi piaceva, Francesco, che avevi detto, noi siamo qua per rappresentare le band, insomma, e magari avevate un'opinione riguardo a come mai ce ne sono sempre meno, ecco, se non altro in gara al festival. La nostra opinione è quella, però noi, capito, noi siamo veramente operai della musica, nel senso che la viviamo proprio come artigianato, il fatto di fare musica, proprio diverso il concetto a monte. Per noi è fondamentale stare assieme, uniti, sudare e raccontarci, litigare, poi risolvere il problema per poi godere del risultato che si fa, come quando si costruisce una casa. Siamo qua per portare alta la bandiera anche dei tecnici che si fanno un mazzo incredibile, ed è stata una delle categorie più abbandonate e meno tutelate in questi due anni, e senza di loro non si possono fare spettacoli, voglio dire, perché lo spettacolo si fa grazie anche a loro. Quindi, cioè, noi abbiamo proprio un concetto totalmente diverso, ma siamo è un po', come dire, andare a parlare di questo, di operai della musica oggi è complicato, quando dall'altra parte, voglio dire, c'è una marea di parvenus, anche se vogliamo, e che sono anche molti fenomeni dovuti da quelle che è la tecnologia, l'avvento tecnologico di quest'epoca. Quindi noi cosa possiamo dire? Perché c'è la tecnologia, perché è più facile fare musica da soli col computerino, perché è più facile da gestire dalle case discografiche, perché è più facile gestire un cantante, prenderlo, masticarlo e sputarlo velocemente, piuttosto che avere a che fare con quattro abbuttati e scappati di casa come noi o altri come noi. Perché no, ma è tutto vero quello che sta dicendo. Oltretutto noi da band ci accorgiamo come il mondo ad oggi, diciamo, musicale, ecco, quello che ci sta attorno, fa fatica quasi a gestire le band, ce lo vediamo quasi anche sul palco di Sanremo, insomma, comunque montare una batteria sul palco, siccome non lo fanno mai, inizia a diventare problematico. Manco suonassi l'arpa celtica, comunque vabbè. No, ma è complicato, no, ma è vero, diventa difficile anche tecnicamente gestire una band, a volte uno preferisce avere, capito, singolo, metti lì una situazione con questo canta, e per carità, senza nulla togliere ai nostri colleghi single, cantanti singoli, perché sono tantissimi e bravissimi, che meritano tutto il rispetto e il successo che hanno. Però la musica non è solo questo, la musica è fatta anche di band, fatta condivisione, anche di... esatto, quindi vabbè, comunque insomma, che dobbiamo fare? Ci adattiamo. Andiamo avanti. Arriviamo insieme alla serata di venerdì, cover, vorrei quindi chiedervi chiaramente come mai la scelta di McCartney e in questo abbinamento particolare con Sophie and the Giants, come è nato? Allora, la scelta del brano era tra le varie canzoni che stavamo valutando, c'era una marea, tutto un po' di quel periodo lì, poi Marco Garrincia Castellani ha avuto la lungimiranza di dire, ma ragazzi, live and die, e ne toccavo. Ma era facile, infatti, ma ci stavamo scervellando. Ed è un brano meraviglioso perché racchiude sicuramente, insomma, ha a che fare con gli ascolti che facevano i nostri genitori, e quindi, capito, gli ascolti che noi da piccoli in qualche modo ci hanno condizionato, tra virgolette, comunque è entrato nelle nostre vene. È un brano che poi abbiamo ritrovato dopo anche in quello che poteva essere quello che ascoltavamo negli anni 80-90, come i Guns N' Roses, che avevano tirato fuori una loro versione, ma noi in realtà poi riproporremo quella di Paul McCartney, anche perché Paul McCartney è, insomma, uno dei Beatles, che è una band della quale noi tuttora ascoltiamo e di cui discutiamo tantissimo, quindi sappiamo la discografia dei Beatles e la discografia di ognuno dei Beatles. Quindi mi sembra, è stata un'idea, secondo me, quando Marco ha tirato fuori questa cosa, proprio abbiamo tutti detto, è stato, guarda, meraviglioso, perché abbiamo sentito effettivamente la necessità di farla. E poi musicalmente è un brano che, se vuoi, porta avanti il discorso del tour dal quale arriviamo anche con Bessicchio, perché comunque abbiamo fatto un tour orchestrale, no? Quindi rock unito all'orchestra, e Live and Let Die è esattamente una rock opera, cambia quattro volte il stile musicale, ed è una sfida per noi musicalmente parlando, molto bella e divertente, perché le vibrazioni non sono solo, insomma, le canzonissime. In realtà chi ci conosce live sa bene che siamo
una band che dà molto spazio anche alla musica soprattutto, quindi la scelta insomma mi sembra la più veramente azzeccata. Sophie and the Giants è perché lei è molto giovane ed è bello secondo me far vedere e dimostrare che non ci sono confini di età, di generi e di territori per quando si parla di buona musica. Sophie è una cantante eccezionale, fa un genere diverso dal nostro, ma è veramente, cioè, si capisce anche col dire una canzone come questa qua, Ve le dai, comunque quando parli di Paul McCartney, capito, è come per noi parlare di Modugno, no? Quindi è pazzesca questa cosa qua, ce l'ha nel sangue ed è una cosa meravigliosa. Arrivo, visto che l'hai giustamente citato, l'avete citato, ci aspettavamo di vedere Beppe Vessicchio, il maestro, con voi ieri sera. Non c'è? C'è qualche speranza di averlo venerdì? O? Noi stiamo navigando a vista, perché noi ieri fino all'ultimo non sapevamo, poi l'abbiamo sentito e non stava bene. Il discorso è che il maestro ha subito questa maledetto virus che comunque è vero, stanno facendo di tutto per arginare, però in alcuni casi prende ancora male questa malattia, quindi purtroppo il maestro è negativo, però negativizzato, pardon, però non sta bene, quindi noi insomma fondamentalmente per noi la cosa più importante è che il maestro stia bene, perché umanamente, perché i rapporti umani sono quelli più importanti e l'affetto che ci lega a lui ovviamente ci fa pensare no, al suo benessere. Non lo sappiamo, molto probabilmente stasera non ci sarà, perché se è stato male ieri non penso che magicamente oggi stia bene. Speriamo che arrivi almeno alla cover. Noi fino all'ultimo ci crediamo nel maestro, vediamo, ok? Quindi vediamo cosa accade. Abbiamo dovuto sacrificare poi la messa in onda chiamando il nostro produttore, proprio il produttore Simone Bertolotti, che produce il nostro EP che uscirà ad aprile e che ha prodotto quindi tantissimo, che era in regia per la messa in onda, ma abbiamo dovuto sacrificarlo per far venire giù e dirigere l'orchestra al posto del maestro, quindi c'è stato tutto, cioè navighiamo a vista così, ma a noi non ci spaventa nulla, perché insomma in 20 anni di musica ne abbiamo vissute anche di peggio, quindi insomma ne usciamo sempre in qualche modo insomma vivi. Grazie mille ragazzi, vi ringrazio per essere stati con noi e in bocca al lupo per le prossime serate, aspettiamo la vostra grande musica sul palco ancora una volta già da stasera. Grazie a te, grazie, ciao a tutti gli amici. Ciao.